Ciao a tutti, amici di seblogapps.blogspot.com. Nel tutorial di oggi andremo a vedere un'applicazione che ci permette di rispondere automaticamente agli SMS in arrivo con un testo predefinito e ci permette anche di leggere a voce alta questo SMS che viene ricevuto. In pratica un'applicazione molto utile, ad esempio, quando si è alla guida del veicolo per non distrarsi e non rischiare di fare un incidente. L'applicazione la chiamiamo o Guidi o Scrivi e praticamente qua abbiamo la nostra applicazione finita. Ve la spiego al volo. In pratica vedete che abbiamo un messaggio predefinito che verrà inviato come risposta automatica ad ogni nostro SMS in arrivo. Sarà possibile personalizzare questo messaggio con uno nostro, quindi al posto di sto guidando ti richiamo più tardi ne potrete mettere uno di vostro, lo potrete salvare, verrà salvato con il componente TinyDB e quindi verrà comunque utilizzato anche al riavvio dell'applicazione e tra l'altro poi andremo anche ad aggiungere il componente Location Sensor per inviare nel messaggio di risposta anche la posizione attuale dove siamo. Quindi questa applicazione in pratica ci insegnerà, vi farà vedere meglio come utilizzare appunto i componenti TinyDB per la memorizzazione dei dati, il Text to Speech per parlare, diciamo, per pronunciare delle frasi, il location sensor per avere la nostra posizione e tra le altre cose vedremo anche un po' comunque le variabili e il screen initialize, ovvero le operazioni da fare all'avvio dell'applicazione. Con uno dei tanti servizi gratuiti di invio SMS che si trovano sul web, vi faccio vedere come funziona l'applicazione. Mandiamo questo messaggio, per esempio, e quando arriverà nel nostro cellulare, qualche secondo dovrebbe arrivare, lo sentiremo pronunciato a voce alta ed il sistema invierà in automatico questa risposta. Ok, avete sentito che è arrivato un messaggio ed è stato letto automaticamente a voce alta dal nostro cellulare e è anche stato inviato un messaggio di risposta. Questo lo vedremo poi dopo nella programmazione dell'applicazione stessa. Come al solito ci portiamo alla pagina appinventor.mit.edu e clicchiamo su Create per andare a creare il nostro progetto. Diamo il continuo in questa schermata e diamo anche Start New Project dove praticamente diamo il nome del progetto, quindi o guidi o scrivi, perché ricordiamo che può essere molto molto pericoloso scrivere o rispondere ai messaggi quando si è alla guida. Qua possiamo mettere di nuovo il titolo o guidi o scrivi che viene riportato qui. Come prima cosa andiamo ad aggiungere un'immagine di background e diamo l'ok. Se non vedete l'immagine di sfondo comparire, ricordate di controllare che il background color sia impostato a none, ovvero non ci sia nessun background color che altrimenti ci coprirebbe la nostra immagine. Dobbiamo aggiungere due label, la prima semplicemente sarà in pratica le istruzioni di cosa fa la nostra applicazione. Ad esempio, diciamo che il messaggio qui sotto verrà automaticamente inviato come risposta agli SMS ricevuti. Ok? Qua se non va a capo diamo il with in field parent. La seconda label invece sarà quella del messaggio vero e proprio, quindi andiamo a rinominarla come label risposta e diciamo che di base questo testo può essere messo, per esempio, a sto guidando, ti richiamo dopo, diciamo un testo predefinito che vogliamo utilizzare, possiamo metterlo un po' più grande a piacere comunque. Poi andiamo ad inserire un text box dove l'utente potrà inserire un testo personalizzato di risposta, quindi non vogliamo che sia questo nome, text box risposta. Ed anche qua invece come hint, che in pratica è il messaggio di aiuto che viene scritto per suggerire all'utente cosa deve fare, inserisci il testo di risposta
personalizzato. Ok, qua non lo vediamo, ma quando lo fate girare sul vostro cellulare lo vedrete. Mettiamolo in fill parent, così è un po' più largo, ed infine un bottone che chiameremo button salva per salvare questa risposta in modo persistente, ovvero anche al riavvio dell'applicazione la risposta che abbiamo inserito sarà comunque salvata. Quindi lo chiamiamo salva nuovo testo. Questa sarà la descrizione del nostro pulsante. A questo punto i componenti cuore dell'applicazione li troviamo nella palette social, dove abbiamo il componente texting, che è un componente non visibile che ci permette di inviare e ricevere gli SMS. Qua lasciamo vuoto il messaggio e il numero di telefono, e il receiving enable lo lasciamo in foreground, che vuol dire che in pratica riceverà ed attuerà l'azione alla ricezione dell'SMS solo quando l'applicazione è in primo piano. Se lo mettiamo su off non avrà nessuna interazione all'arrivo dei messaggi. Se lo mettiamo su always fate molta attenzione, perché in pratica l'applicazione verrebbe attivata anche se non è attiva in quel momento. Quindi per il nostro scopo lo lasciamo per il momento in foreground. Poi, anche se al momento non ci servono, aggiungiamo il componente TinyDB, che serve per memorizzare la risposta anche al riavvio dell'applicazione, e su sensor andiamo a prendere il location sensor, che ci può dare la posizione accurata del dispositivo in un determinato momento, e per finire andiamo a prendere dalla palette media il text to speech per pronunciare ad alta voce il messaggio in arrivo. Abbiamo come country IT maiuscolo e language IT minuscolo per farlo parlare con, diciamo, un accento italiano. Ora che la parte dell'interfaccia utente è finita, passiamo alla parte del blocks editor, ovvero dove andiamo a programmare le azioni dei nostri componenti. Come prima cosa vogliamo inserire il codice che ci permetta di rispondere automaticamente a qualsiasi SMS che arrivi nel nostro cellulare nel momento in cui l'applicazione è in funzione. Quindi andiamo a prendere il componente texting e vedete che c'è l'evento when texting one message receive, ovvero cosa deve fare quando arriva un messaggio, in questo caso quando arriva un SMS. Come parametri ci dà il numero del mittente del messaggio ed il testo del messaggio. Quindi noi cosa vogliamo fare? Vogliamo rispondere col nostro messaggio predefinito che abbiamo impostato prima. Quindi andiamo ad impostare il texting, il numero di telefono. Ovviamente vogliamo rispondere al mittente del messaggio, quindi lo prendiamo qui, get number, quindi il numero in arrivo sarà anche poi il numero a cui invieremo il messaggio. E invece il texting one message, ovvero il corpo vero e proprio del messaggio, a cosa lo vogliamo impostare? Lo vogliamo impostare alla label della risposta text, quindi in pratica a questo testo. Sto guidando, ti richiamo dopo. Come ultima funzione dobbiamo chiamare il metodo sendMessage, che si occupa di inviare effettivamente l'SMS. Quindi fate attenzione che da ora in poi, se andrete a provare la vostra applicazione, manderà effettivamente il messaggio e quindi vi addebiterà anche il costo relativo. Se volete provarla senza mandare il messaggio, potete cliccare col tasto destro e dare Disable Block, vedete che diventa in grigio, in modo che potete testare una parte dell'applicazione, delle funzionalità, senza effettivamente mandare l'SMS. A questo punto vogliamo, diciamo, migliorare un attimo l'applicazione. Invece di mandare un testo fisso, vogliamo inviare come risposta un testo che viene inserito dall'utente in questa text box. La text box praticamente è un componente che permette all'utente di interagire col dispositivo, nello specifico di inserire un testo in un campo, che è appunto questa text box. L'utente cosa farà? Inserirà questo testo e poi cliccherà su salva nuovo testo. Quindi l'evento da programmare è all'evento click del button salva. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo praticamente impostare come prima cosa la label della risposta, a che testo? Al testo inserito dall'utente che sta nella text box risposta, quindi text box risposta text. Ok, quindi la mettiamo in questo campo, e poi vogliamo anche svuotare la text box per la
diciamo per l'inserimento successivo. Quindi andiamo ad impostare textbox risposta text ad un campo vuoto, ovvero questo qui aperte e chiuse virgolette. Anche se per ora l'applicazione è ancora molto semplice, possiamo dare il connect ai companion e provare ad iniziare a verificare se tutto il funzionamento è corretto. Quindi andiamo a scannerizzare questo QR code con il nostro cellulare e ci colleghiamo al Design Editor in modo da poter praticamente fare un debug in tempo reale della nostra applicazione. Andiamo a provare, quindi qua su Inserisci il testo di risposta personalizzato, per esempio scriviamo ti chiamo un attimo e vedete che quando clicco su Salva nuovo testo, in pratica questo sarà il nuovo testo di risposta automatico e qui verrà svuotato per eventualmente inserire un altro campo di risposta. La cosa che ancora non ci piace di questa applicazione è che se noi dobbiamo chiudere l'applicazione e poi la riapriamo in un secondo momento, se Android l'avrà chiusa in maniera definitiva, avremo perso questo messaggio. Invece noi lo vogliamo memorizzare in maniera persistente nella memoria del telefono. Questo lo possiamo fare con il AnyDB. Quindi noi vogliamo aggiungere in pratica all'evento del salvataggio, in pratica spostare il testo sul label superiore, vogliamo memorizzare nel TinyDB, quindi il metodo sarà questo, col TinyDB store value, il tag non è nient'altro che praticamente un valore che identifica l'etichetta in pratica con cui vogliamo salvare il nostro valore, quindi può essere un testo libero qualsiasi, noi lo impostiamo a risposta personalizzata e il valore da memorizzare ovviamente sarà quello che abbiamo in label risposta, ok? Che abbiamo messo in label risposta, quindi label risposta. Text. Ora dobbiamo programmare il caricamento di questo valore, se c'è la memoria del nostro telefono, l'apertura della nostra applicazione. Quindi come si fa? Dobbiamo andare nel controllo Screen 1, vedete che c'è l'evento When Screen 1 Initialize, in pratica l'apertura dell'applicazione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a caricare il dato eventualmente memorizzato nel TinyDB. Quindi andiamo a prendere TinyDB, get value con il tag che avevamo dato qua. Dove lo vogliamo mettere? Questo get value lo vogliamo mettere ovviamente al posto del testo della label di risposta, quindi set label risposta text to, prendiamo dal TinyDB il get value, il tag deve essere questo, quindi possiamo duplicare, questo è un testo libero, per semplicità e per chiarezza vi conviene comunque dargli un nome significativo. In cosa vogliamo mettere? Se non trova questo tag nel nostro database, in pratica andremo a mettere la risposta di default che avevamo impostato alla partenza dell'applicazione, quindi questo testo qua, ok, sto guidando, ti richiamo dopo. Questo nel caso l'utente non abbia ancora personalizzato la sua applicazione. Per provare questo screen initialize quando in pratica siamo connessi tramite il nostro AI Companion, dobbiamo cambiare una qualsiasi proprietà della nostra interfaccia utente, quindi basta che metto anche, non lo so, in italic questo e vedete come viene in pratica fatta rilanciata l'applicazione e infatti vedete che ha ripreso dal nostro DB la frase standard sto guidando, ti richiamo dopo. Se invece dovessimo salvarne un'altra frase, non posso in questo momento, salvo il nuovo testo, vedete che ce l'ho qui. Ora se voglio provare a vedere come funziona nel caso di restart dell'applicazione, tolgo questa casella, ad esempio, e vedete che ha caricato dal TinyDB la frase salvata dall'utente, ovvero non posso in questo momento. Se volete una maniera per cancellare il database in fase di debug della vostra applicazione, ovvero non quando è stata installata nel cellulare, ma quando lavorate con il companion collegato, potete trascinare l'occhio con la chiamata al metodo clear all, se fate col tasto destro do it, in pratica abbiamo svuotato quello che c'era nel TinyDB. Quindi se di nuovo ora cambiamo
una proprietà giusto per far ricaricare l'applicazione, vedete che il TinyDB in questo caso è vuoto, non c'è nessun messaggio preimpostato e quindi mi richiama il messaggio di default che sto guidando, ti richiamo dopo. Ok, quindi ricordatevi questo trucchetto del do it sul TinyDB clear all per cancellare quello che c'è nella memoria del telefono relativo a questa applicazione. Se volete provare l'applicazione lo potete fare, se volete veramente anche mandare il messaggio di risposta ricordatevi di abilitare questo blocco del send message e potete già farlo. In pratica se ora vi mandate un SMS nel vostro cellulare questo qui risponderebbe al numero in arrivo con questa frase o con quella inserita dall'utente. Nella seconda parte del tutorial andremo ad inserire il componente text to speech che praticamente ci dirà ad alta voce il testo, il numero del messaggio ed il testo in esso contenuto e poi ancora andremo ad utilizzare il location sensor per inserire anche la posizione attuale dell'utente e inserirla come risposta anche questa nel testo dell'SMS. Quindi ad esempio la risposta potrebbe essere un qualcosa del tipo sto guidando, ti richiamo dopo. Adesso sono a e viene l'indirizzo preso con il location sensor, quindi con posizione data dal cellulare stesso. Se vi è piaciuto il video, un pollice in alto, continuate a seguirmi per la seconda parte di questo tutorial. Grazie.